Siamo a pagina 14 del libro Amaldi.blu, l'area non è una grandezza fisica fondamentale, ma è una grandezza derivata. Derivate sono quelle grandezze definite a partire dalle grandezze fondamentali. Per esempio la velocità è una grandezza derivata perché è data dal rapporto tra la distanza percorsa e il tempo impiegato, quindi è una lunghezza diviso un tempo, lunghezza e tempo sono grandezze fondamentali. La velocità invece è derivata anche perché si ottiene attraverso una formula, che in questo caso è una divisione, cioè un rapporto. Altri esempi di grandezze derivate sono area, volume, velocità, densità, perché si ottengono attraverso formule matematiche a partire dalle grandezze fisiche fondamentali, che sono essenzialmente per noi fino a qui lunghezza, massa e tempo. Le aree si misurano in metri quadrati, ma anche in centimetri quadrati e così via. Per esempio l'area di un rettangolo si misura moltiplicando la base per l'altezza. La misura diretta è difficile da realizzare perché bisognerebbe prendere, per esempio, un metro quadrato, cioè un cartone quadrato di lato un metro, e riportarlo, come si vede in questa figura, riportarlo tante volte fino a coprire tutta l'area, per esempio, di questo tavolo. Ora in questo esempio funziona bene perché base e altezza sono multipli interi del metro, 2 metri e 3 metri, altrimenti bisognerebbe dividere questo cartone da metro quadrato in tanti cartoncini più piccoli, in tanti quadratini, per effettuare la misura diretta. Quindi in pratica non si usa mai la misura diretta, si usa la misura indiretta moltiplicando la base per l'altezza. Per fare l'equivalenza, il libro ricorda che un metro quadrato è formato di 100 decimetri quadrati, che non è soltanto una regoletta mnemonica perché da decimetro a metro c'è un posto, ma quadrati diventano due. È anche proprio un concetto intuitivo, perché il decimetro quadrato è un quadrato di lato un decimetro e se uno li conta ne trova effettivamente 100, 10 per lato in un metro quadrato. Anche il volume è una grandezza derivata, l'unità di misura è il metro cubo, ma si usa spesso anche il decimetro cubo che si chiama litro. Questo è il decimetro cubo, cioè un cubo di lato un decimetro, e si vede che ce ne stanno 1000 in un metro cubo, perché ce ne stanno 10 per ogni spigolo. In pratica sono 10 piani, cioè 10 strati, ciascuno da 100 litri. Per esempio lo strato superiore, l'ultimo strato è questo, e è formato da 100 cubetti, cioè da 100 litri. E di strati come questo ce ne stanno 10 in tutto, quindi 100 per 10 è 1000, sono 1000 cubetti da litro. Ecco perché un metro cubo corrisponde a 1000 litri. Un metro cubo uguale 1000 litri, cioè 1000 decimetri cubi. A sua volta il decimetro cubo è formato da 1000 centimetri cubi. Immaginando che questo per esempio è il decimetro cubo e questo è il centimetro cubo. Qui appunto il libro spiega che cos'è il litro, è un decimetro cubo e si indica con la L maiuscola. Dividendo questa equivalenza per 1000, il litro diventa millilitro e il decimetro cubo diventa centimetro cubo. Quindi un millilitro è uguale a un centimetro cubo. Come lo immaginiamo un centimetro cubo? Come un piccolo cubetto di un centimetro di lato, di spigolo.